Ma il bilancio di questi 10 anni è un bilancio ricco di tante cose, fatto di tante cose. Diventa quasi impossibile fare un elenco, perché l'elenco magari ce l'ho dietro le spalle, le cose più salienti, però poi tra queste cose che noi vediamo, magari scritte qui e che ricorderò anche oggi, e le tantissime cose, tantissimi processi messi in atto, ancora, diciamo, bisogna scrivere tantissime pagine. Ora la città si vede che è trasformata. Non lo dico io, è un fatto, diciamo, abbastanza consolidato come idea. Il percorso è finito? No, non è mai finito. La città ha sempre bisogno di andare avanti, di guardare avanti, e credo che noi abbiamo gettato le basi veramente anche qui, per guardare anche al futuro. Mentre abbiamo lavorato in questi 10 anni per riprendere e dare un senso a questa città, e abbiamo dato un senso a questa città, nello stesso tempo abbiamo preparato anche una nuova classe di. Ma il risultato, le urne ci diranno naturalmente anche, diciamo, un po' quello, il pensiero vero, quello più profondo, diciamo, dei nostri concittadini rispetto a un'amministrazione che ha fatto tanto. Quindi sta a loro, il giudizio spetta a loro. E quindi aspetteremo, diciamo, questo giudizio, anche se poi ci sono epoche e epoche, però comunque è giusto che sia così. Ora però mi auguro, diciamo, che non si smantelli un po' l'idea di una nuova città, non si smantelli l'idea di una città che ha posto e ha gettato le basi per il futuro migliore, fatto non solo di case dove si abita, ma di servizi, fatto di cultura, fatto di un modo anche di gestire e di avere il rapporto con la pubblica amministrazione. Noi abbiamo tentato di dare questo senso anche più profondo a questa città, che l'abbiamo trovata veramente ferma, completamente ferma, senza un'idea di fondo, e gli abbiamo dato, diciamo, una prospettiva.